Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Cielo, capitolo secondo, volume secondo, capitoli 60 e 61, 16 e 17 agosto 1899. Gesù continua a volere che io gli faccia da madre, onde facendosi vedere da graziosissimo bambinello piangeva e per quietarlo dal pianto, tenendolo fra le mie braccia, l'ho incominciato a cantare. Quindi avveniva che quando lo cantavo cessava dal piangere e quando no riprendeva il suo pianto. Io avrei voluto passare in silenzio ciò che cantavo, perché primo non ricordo tutto, che essendo fuori di me stessa difficilmente si ritengono tutte le cose che passano, ed anche perché credo che siano spropositi. Ma la signora ubbidienza, essendo troppo impertinente, non me la vuol cedere, e basta che si faccia come lei vuole, si contenta anche di spropositi. Io non so, si dice che è cieca questa signora ubbidienza, e a me mi pare piuttosto tutto occhi, perché guarda le minime cose. E quando non si fa come lei dice, si rende tanto impertinente che non ti dà pace. Ecco che ci vuole per avere quieta questa bella signora obbedienza. Perché poi è tanto buona quando si fa come lei dice.
ciò che si vuole per mezzo suo, tutto si ottiene. Perciò mi attingo a dire quel che mi ricordo che cantavo. Quindi questa era Ninna Nanna che Luisa cantava a Gesù. Bambinello sei piccolo e forte, da te aspetto ogni conforto. Bambinello grazioso e bello, tu innamori anche le stelle. Bambinello rubami il cuore per riempirlo del tuo amore. Bambinello tenerello, rendi anche me bambinella. Bambinella, bambinello sei un paradiso, de fammi venire a giocare nell'eterno riso. Questa mattina, avendo fatto la comunione, stavo a dire al mio amabile Gesù: come va che questa virtù dell'obbedienza è tanto impertinente e delle volte è tanto forte che giunge a rendersi capricciosa? Ed egli dice: sai perché questa nobile signora obbedienza è come tu dici? Perché dà la morte a tutti i vizi. E naturalmente uno che deve far subire la morte ad un altro deve essere forte e coraggioso. E se non vi giunge con questo, se ne avvale delle impertinenze e dei capricci. Se questo è necessario per uccidere il corpo che è tanto fragile, molto più per dar morte ai vizi e alle proprie passioni, che è tanto difficile, che delle volte, mentre compariscono morte, incominciano a rivivere di nuovo. Ecco che questa diligente signora sta sempre in movimento e continuamente sta a spiare se vede che l'anima fa la minima difficoltà a ciò che le viene comandato. Questo è da rileggerlo subito, eh? Ecco che questa diligente signora sta sempre in movimento e continuamente sta a spiare se vede che l'anima fa la minima difficoltà a ciò che le viene comandato. Quindi, temendo che qualche vizio possa incominciare a rivivere nel suo cuore, le fa tanta guerra e non le dà pace fino a tanto che l'anima non si prostri ai suoi piedi e adori in muto silenzio ciò che lei vuole. Ecco perché è tanto impertinente e quasi capricciosa come tu dici. Ah sì, non c'è vera pace senza obbedienza. E se pare che si godi pace, è pace falsa, perché va d'accordo con le proprie passioni, ma giammai con le virtù. E si finisce col rovinare, perché discostandosi dall'obbedienza, le creature si dispostano da me, che fui il re di questa nobile virtù. Poi l'ubbidienza uccide la propria volontà ed a torrenti riversa la divina, tanto che si può dire che l'animo ubbidiente non vive della sua volontà ma della divina. E si può dare vita più bella, più santa del vivere della volontà di Dio medesimo, onde con le altre virtù, anche la più sublime, si può stare l'amor proprio, ma con l'ubbidienza mai. Ecco, adesso se io avessi a disposizione 14 ore di meditazione non sarebbero poche. Il problema è che ci stanno sempre una mezz'oretta, perché l'orazione mentale non deve essere troppo lunga e dovremo sintetizzare, però ad orecchio abbastanza attento penso che alcune cose siano non chiare di più. Qui si parla non dell'aurea di più. L'ubbidienza è la sorella gemella, proprio gemella, dell'umiltà. Se uno legge gli scritti di Luisa, tantissime parti di Luisa, ma di qualunque santo, di chiunque, non esiste nessuna virtù senza umiltà, nessuna, d'accordo? Nessuna. E quindi non esiste nessuna possibilità di crescere nelle virtù e di sradicare i vizi senza obbedire. Non esiste. Adesso, l'obbedienza ha diversi gradi, d'accordo? Perché si distingue l'obbedienza necessaria e l'obbedienza volontaria. È chiaro che qui Gesù e anche Luisa, a proposito della Ninna Nanna, parlano dell'ubbidienza volontaria. Luisa stava sotto stretta obbedienza, come tutte le anime che percorrono vie straordinarie, per le quali questa è una porta obbligata, nel senso che o ti metti sotto l'ubbidienza di un padre spirituale, oppure il Signore, con le grazie, cessa di fartelo, non te le fa. Questo è proprio legge assoluta. Io dico anche a chi ascolta queste meditazioni, trovandoci in tempi un pochino balordi,
di diffidare, ma di diffidare poco, di più, d'accordo? Di veggenti, profeti, mistici o pseudotali, se non consta con certezza che siano sotto stretta obbedienza di un ministro della Chiesa. Questo non vuol dire che siano ipso facto attendibili, ma se non lo sono, sicuramente bisogna fare come se non esistessero. Qualunque sia la motivazione che adducano, perché è sempre apparentemente buona, a questo status quo. Punto e basta su questo. Proprio su questo bisogna essere assolutamente apodittici e tassativi. Non esiste niente del genere. D'accordo? Non può esistere. Come ho detto altre volte, l'ubbidienza volontaria è necessaria in due casi. Uno, esperienze straordinarie, forse tre. Due, diciamo che il terzo rientra nel secondo, quando uno vuole percorrere un serio cammino di santificazione propria. Ancora di più, a mio modestissimo avviso, se uno vuole entrare nel regno della divina volontà, potrebbe non essere strettissimamente indispensabile, ma in questo secondo caso non lo è, cioè nel senso che il Signore, a mio modestissimo avviso, questi sono pareri personali, da prendere no, con le pinze di più, potrebbe supplire ai vantaggi derivati dall'obbedienza solo nella remota ipotesi che la persona che voglia farsi santa non trovi un direttore spirituale adeguato. Però attenzione, questo non vuol dire trovarlo sotto casa, d'accordo? Ecco, perché Dio non abbandona la sua Chiesa, per cui certamente nel nostro mondo contemporaneo, questo è oggetto anche di lettere pastorali, attenzione da parte dei vescovi, documenti vari del magistero, sono nel caso di citarli qui, cioè oggi, per esempio, il ministero della direzione spirituale non è che tanto, cioè è una delle cose che devono essere un pochettino ristudiate e praticate bene, d'accordo? Non ci si può improvvisare a fare questa cosa, perché è una cosa che richiede grandissima attenzione. Grande vita di grazia, grande spirito di preghiera, grande scienza anche, d'accordo? Per cui io dico sempre, cioè, il direttore spirituale è come un medico, non è, come un, è il medico dell'anima. E noi il medico del nostro corpo, se abbiamo una malattia seria, scegliamo il migliore o quello che presumiamo essere tale, perché se ti cura male tu te ne vai al cimitero, d'accordo? E se il direttore spirituale ti cura male l'anima, tu santo non ci diventi, punto. Ciò premesso però, la mia esperienza personale è che Dio non lascia senza aiuti coloro che sinceramente li desiderano. La buon'anima della mia santa mamma diceva, a proposito delle persone civili, che c'è tanta gente che cerca lavoro e prega a Dio di trovarlo. Era un po' romana, a Roma si dice così. Ecco, così c'è pure tanta gente che cerca il padre spirituale, ma prega a Dio di trovarlo, fa come ci pare, d'accordo? Sì, a proposito trova qualcuno che lo mette in riga, alla terza parola che dice già ne sta più bene. Quindi le nostre cose sono sempre da vagliare con estrema attenzione. Comunque, facciamo una meditazione ordinata, se no, l'ubbidienza è dovuta anzitutto a Dio. Anzi, non anzitutto, l'ubbidienza è sempre data e soltanto a Dio. 1. C'è un'obbedienza a Dio diretta, che è quella che deriva immediatamente dall'osservanza dei 10 comandamenti e dei doveri del proprio Stato. Su questa non ci sono sconti per nessuno. Cioè, d'accordo? Se uno vuole andare in paradiso, i 10 comandamenti, non andare all'inferno, non andare direttamente in paradiso, se uno vuole salvare la propria anima, diciamo meglio, i 10 comandamenti e i doveri di Stato li deve osservare. Se non li ha osservati bene, deve confessarsi pentito, e farà espiazione in terra o in purgatorio per le inosservanze. Se no in paradiso non ci va, d'accordo? Questo non ci stanno deroghe, non ci sono eccezioni per nessuno su questo. Nel Nuovo Testamento non mi ricordo se San Pietro o San Paolo o qualche altra lettera apostolica che c'è scritto chiaramente che Dio non fa preferenze di persone, non guarda in faccia a nessuno, d'accordo? Per cui 10 comandamenti, dove il proprio Stato, non ci sono figli dell'oca bianca che hanno le dispense, non ci sono dispense. D'accordo, perché la legge è uguale per tutti, anzitutto per quanto riguarda nostro Signore. Non ci sono dispense su queste cose.
Quindi questa è l'obbedienza diretta a Dio, d'accordo? Perché i comandamenti li ha formulati Dio. Se tu ti sei sposato, tu le tue promesse le hai fatte a Dio. Se sei diventato prete, le tue promesse le hai fatte a Dio, d'accordo? Ecco. Analoghe considerazioni si possono fare per i doveri professionali, non nel senso che sono rivolti direttamente a Dio, ma nel senso che un figlio di Dio lavora non per gli uomini, ma lavora in obbedienza al comando di Dio, ti guadagnerà il pane con il sudore della fronte. E quindi sia che sia studente, sia che sia lavoratore, fa quello che deve fare, non alla carlona o a raffazzonarlo o facendo il furbo, perché questo è una mancanza nei confronti di Dio, non soltanto una mancanza nei confronti del datore di lavoro o del prossimo, che se non lavori bene avrà danni dalla tua negligenza. Anche questo è attratto, diciamo così, sotto il campo dell'ubbidienza a Dio inerente ai propri doveri. Poi c'è il secondo livello, che c'è l'ubbidienza alla Chiesa, tasto dolente. L'ubbidienza alla Chiesa e ai legittimi rappresentanti della Chiesa è dovuta, per quanto riguarda l'esercizio, per quanto riguarda le funzioni istituzionali nella Chiesa, vanno onorate e rispettate, sempre e comunque, chiunque sia la persona che le occupa, degno, indegna, peccatore o santo, eccetera, eccetera. D'accordo? Quindi la riverenza e l'ubbidienza vanno conservate nei confronti di tutti. Nei confronti del magistero della Chiesa l'ubbidienza deve essere praticamente assoluta quando si tratta di magistero autentico, perché il magistero autentico è espressione, insieme alla rivelazione e alla tradizione, della rivelazione divina. Quindi non è un papa che parla, non è un concilio che parla, ripeto, quando si tratta di magistero autentico, quindi vincolante, sto parlando di definizioni dei concili o di pronunciamenti autorevoli dei pontefici. D'accordo? Ecco. Quindi qui non è argomento di discussione. E ecco, poi c'è anche l'ubbidienza, come dire, canonica ai legittimi rappresentanti della Chiesa, cioè il Papa in quanto capo della Chiesa, il Vescovo in quanto capo della Chiesa locale, il Parroco in quanto in rappresentanza del Vescovo che governa l'ultima localizzazione della Chiesa locale, che è la parrocchia. Ecco, questa ubbidienza comincia ad avere pochi limiti, due ce ne ha. Uno e riguarda le autorità inferiori, d'accordo, cioè il vescovo e il parroco, è quando si esorbita dai limiti della propria autorità. Qui devo fare un esempio. Un vescovo ha autorità nella propria diocesi. Se il vescovo di Latina va nella diocesi di Potenza, la sua autorità è nulla, d'accordo? Quindi non potrebbe in quella diocesi esercitare la sua potestà di governo. Ci sono dei limiti oggettivi, così come un parroco non può andare a governare una parrocchia differente. Similmente, la potestà canonica, vorrei fare una meditazione, si estende nelle materie, come si dice, di foro esterno. Cioè, io non potrei legittimamente, come dire, andare a dire a una persona, essendo il parroco, vietti a confessare, perché questa sarebbe una violazione della sua sfera interna. Cioè, nelle cose di coscienza non può entrare nemmeno un'autorità della Chiesa, a meno che, come vedremo nell'ultimo livello dell'obbedienza, l'anima non l'autorizzi, chiedendogli o di diventare il proprio confessore oppure di diventare il proprio padre spirituale. Spero di essere stato chiaro. Questo è il primo limite. Il secondo limite, e su questo bisogna fare attenzione specialmente in questi tempi, è quando l'autorità comandasse qualche cosa di oggettivamente peccaminoso o insegnasse qualcosa di oggettivamente contrario al magistero della Chiesa. Per capire, ecco, attenzione, questo è oggettivamente, quindi non si tratta di sospetti di cose o cose di questo genere, devono essere cose oggettive. E Pio XI, Papa Pio XI, chi vuole controllare può andare a vedere, quando scriveva la Casti Connubi, che fu uno dei primi pronunciamenti magisteriali forti a proposito della santità del matrimonio, in un tempo in cui cominciavano lontanamente, si era negli anni 30 del secolo scorso, a manifestarsi i primi fumi, scrive chiaramente lì che, per esempio, se un pastore tradisce o contraddice l'insegnamento autentico della Chiesa sulla contraccezione, anche nella Casti Connubi, quindi
provo a fare un esempio, uno che dovesse dire la virgola non si potrebbe prendere, ma io ti autorizzo a farlo, ecco, sappia che costui ne risponderà gravemente davanti al Signore, non si è affatto tenuto ad obbedirgli, ma anzi bisogna considerarlo in questo modo, come quella parola che Gesù disse nel Vangelo, sono parole di Pio XI, sono ciechi e guide di ciechi, e se un cieco guida un altro cieco, cadranno tutti e due in una buca. Questi sono i due limiti oggettivi, evidentemente, perché questi sono comunque esseri umani che rappresentano Dio e che quindi hanno dei limiti, cioè non esiste il potere assoluto per gli uomini, d'accordo? Molto più grande il potere del pontefice, ma anche il pontefice esercita il proprio potere, come sappiamo, nella custodia e nella tutela e trasmissione del depositum fidei, di cui è, a cui lui stesso in primis è sottomesso. Ecco. L'altra cosa riguarda, ne parla anche questo Nuovo Testamento, l'obbedienza alle legittime autorità non ecclesiastiche, perché anche le legittime autorità non ecclesiastiche nella dottrina cattolica rappresentano remotamente, anche se non ci credono e anche se non lo riconoscono, Dio, in quanto svolgono delle funzioni di governo, e il governatore supremo, il re di tutto, è il nostro Signore. Chiaramente i limiti dell'obbedienza alle autorità umane sono ancora più ampi rispetto a quelli delle autorità ecclesiastiche, perché sono molto più frequenti e oggi più che mai i casi in cui una legge può autorizzare qualche cosa di moralmente disordinato o, e questo sono guai, prescrivere qualche cosa di moralmente illecito, e nell'uno o nell'altro caso si è tenuti a non obbedire a tale disposizione perché del tutto arbitrario e contraria alla legge di Dio. Queste sono le premesse. Arriviamo a quello che ci interessa, però, che è il contenuto della meditazione. Qui Luisa parla dell'obbedienza volontaria, che è quella perfetta, e che è quella che ha praticato Gesù, e che è quella che ha praticato la Madonna, d'accordo? È quella che ha praticato la Madonna. Nel regno della Vergine Maria della Divina Volontà si vede, per esempio, qualche sprazzo dell'obbedienza che la Madonna praticava nei confronti di San Giuseppe, a cui si faceva, a cui chiedeva di imporle per obbedienza addirittura anche le mansioni, le funzioni legate all'esercizio della vita domestica. Cioè, dice, sposo mio, ti chiedo l'obbedienza di dirmi di spazzare per terra. E San Giuseppe lo faceva. Non è che si faceva pregare. Perché San Giuseppe era lo sposo della Madonna, costituito in autorità su di lui e quindi rappresentante di Dio, e la Madonna sapeva che lo stesso gesto che pur faceva unita alla divina volontà dello spazzare per terra sarebbe stato il massimo della perfezione se fosse stato sigillato dal vincolo dell'obbedienza. Allora, la Madonna è la perfezione assoluta. Qui, che cosa dice Luisa? Il confessore gli aveva detto che doveva riferire puntualmente quello che gli accadeva nei suoi rapporti con Gesù. Per cui se Gesù viene, te se prende in braccio e ti chiede di cantargli la ninna nanna, non basta che tu dici, sai padre, è venuto Gesù e mi ha detto che gli devo cantare la ninna nanna, gliel'ho cantata e buonanotte. No, non basta. Perché l'obbedienza dice, com'era la ninna nanna? Ecco tutto quanto il discorso del primo capitolo. Ma io mi vergogno a scriverla questa cosa. E te la fai passare la vergogna. Ma non me lo ricordo tanto bene perché stavo fuori di me. E scrivi quello che ti ricordi. D'accordo? Ecco perché dice è impertinente, è capricciosa, perché non gliela lascia passare. Dice, ma io però non mi ricordo tanto bene, e poi io mi vergogno. Dice, ma ti pare che canto la ninna nanna già al bambinello? Cioè, è una cosa effettivamente, insomma, no? Uno potrebbe anche sentirsi non solo un pochino ridicolo, ma anche un po', come dire, ma questa è una cosa mia, personale, nei confronti del Signore, no? Perché la devo scrivere? Ecco. Obiezione che potrebbe anche apparire fondata, no, lo scrivi, e l'ha scritto, bambinello sei piccolo e forte, dato aspetto, un conforto, eccetera eccetera. Questo perché l'obbedienza, per avere valore, deve essere un'obbedienza perfetta, non obbedienza fatta a testa propria. Ti ha detto rendi conto di quello che vivi con il Signore e rendi conto di quello che vivi con il Signore, tutto quello che ti ricordi. Quello che non ti ricorda, è inutile che dici non mi ricordo tutto bene, già lo sappiamo. D'accordo? Ma tutto quello che ti ricordi, attenzione, qui noi agiamo in coscienza davanti a Dio, perché tu non possiamo farla fessa l'obbedienza, né ingannare il nostro Signore. Cioè,
Se tu ti hai reso conto, supponiamo che sei un'anima mistica, ecco, e dici, questo è successo, e tu sai dentro di te che ci sarebbe altro da dire, ma non lo dici, tu non hai obbedito. Anzi, capito, è mancato. E la devi dire. Quindi l'obbedienza di queste anime, ed anche a un livello inferiore, delle anime che desiderano diventare santi, sta su questi livelli. Allora attenzione, il fondamento di questa obbedienza, l'obbedienza a Dio è obbligatoria, l'obbedienza ai 10 comandamenti, ai doveri di Stato, l'obbedienza al magistero della Chiesa è obbligatoria, cioè, l'obbedienza alle autorità è obbligatoria, anche se con quei limiti. Cosa significa obbligatoria? Certo che se tu vuoi trasgredire, trasgredisci, però pecchi, d'accordo? Non hai nessuna autorizzazione a trasgredire. Ecco, tu qui, il fondamento dell'obbedienza al direttore spirituale, al confessore, è volontario, cioè questa è una cosa necessaria in alcune cose. Tu devi capirlo che è necessaria e tu volontariamente devi dire, bene, mi metto sotto l'obbedienza di... E volontariamente devi vivere questa cosa. Spero che riesca a spiegarmi, giorno per giorno. Perché nessuno ti obbliga, e se tu non capisci che questo è un bene per te, per quello che il Signore dice, perché questa nobile Signore obbedienza è come tu dici? Perché dalla morte a tutti i vizi. Vuoi diventare santo? Coi vizi non si diventa santo. E sicuramente ce l'hai i vizi, se non ce l'hai è perché non li vedi. Vuoi farli morire tutti, senza che tu debba fare nessun'altra fatica che eseguire ciò che ti viene detto da nato. Che fa, cioè, è una bella fatica, però poi è finito, ti fa solo quello, il resto non ti fa. Mettiti sotto obbedienza. E dice, questa diligente signora sta sempre in movimento e continuamente sta a spiare se vede che l'anima non soltanto obbedisce, attenzione, ma fa la minima difficoltà a ciò che le viene comandato. Insegnano i maestri di spirito che l'obbedienza vera deve essere, oltre che puntuale, come ho appena detto, quindi tu devi fare tutto quello che sai dover fare in forza dell'obbedienza, ma deve essere anche pronta. Pronta vuol dire, uno, senza obiezioni né interne né esterne, secondo, che se ti hanno detto è una cosa, tu la puoi fare subito, la devi fare subito, seduta stante, non procrastinarla, immediatamente. È una cosa impegnativa? Certo che lo è impegnativo, non esiste niente di più impegnativo di questo, niente. Ma è l'unico, come dire, è l'unico proprio passaporto sicuro dell'uccisione della propria volontà. Io qui vorrei dire una piccola cosa, perché ho sentito dire in qualche intervento, non vorrei fare il polemico, che non bisogna utilizzare frasi come uccidere la propria volontà, ma non è vero neanche per sé, bisogna ben interpretare questa frase. Qui Gesù dice testualmente alla fine del capitolo 61: l'ubbidienza uccide la propria volontà e da torrenti riversa la divina. La nostra volontà propria, come non deve essere uccisa? Deve essere rasa al suolo, non uccisa, capito? Cioè, ovviamente nel senso, cioè, che non è che viene eliminata la facoltà spirituale della volontà, questo è impossibile tra l'altro farlo, ma tutta l'espressione della tua propria volontà deve morire, deve. La propria morire, non ci deve stare più. Perché la santità, attenzione anche alla santità comune, non la santità che consiste nel regno della divina volontà, consiste nel fare la volontà di Dio, cioè, facciamo un ripasso, la santità classica, cioè la mia volontà e quella di Dio come due cose distinte, perché fuori dal regno della divina volontà queste non diventano una cosa sola, in stato di fusione. E allora si fa fatica perché? Perché io devo stare sempre ad adeguare la mia volontà a quella di Dio, che generalmente cozzano l'una con l'altra. E quindi devo stare continuamente a fare atti di rinnegamento, di attenzione, non si entra nel regno della divina volontà, l'ho letto nei giorni scorsi, non mi ricordo se era una meditazione, senza passare attraverso questa porta. Cioè non è che nel regno della divina volontà si salta questo passaggio doloroso e si va direttamente in cielo, non te lo scordi proprio. Questo passaggio è obbligato anche qui, e Gesù gliel'ha fatto percorrere a Luisa, come si vede, d'accordo? Secondo volume. La vita nella divina volontà viene dopo questi passaggi, non prima. Allora, non c'è vera pace senza obbedienza. Chiosa ancora Gesù.
E se pare che si gode pace, è pace falsa, perché va d'accordo con le proprie passioni, ma giammai con le virtù. Chiaro? Discostandosi dall'ubbidienza, dice ancora Gesù, le creature si discostano da me che fui il re di questa nobile virtù. Come è sintetizzata la vita terrena di Gesù nell'inno alla kenosi di San Paolo, secondo capitolo della vita della lettera ai Filippesi. Fatto uomo, prese la condizione di schiavo, non di servo, ubbidendo fino alla morte e alla morte di croce. Noi non siamo più grandi di lui, anzi, ecco. Continua Gesù, l'ubbidienza uccide la propria volontà e da torrenti riversa la divina. Tanto che si può dire che l'animo ubbidiente non vive della volontà sua, ma della divina. E questo si può dire solo nell'animo ubbidiente. Attenzione, con le altre virtù, anche la più sublime, tutte le virtù, ci può stare l'amor proprio. Ma con l'ubbidienza, ma lo sapete che l'amor proprio ci può stare pure con la carità? Come? La regina più grande, la più grande di tutte è la carità. Ma certo che ci può stare. Tu puoi fare un atto di amore di Dio, d'accordo? Un atto, perché? Per godere gli effetti dei diletti che si provocano nello stare in comunione con Lui, con la sottile e nascosta intenzione che qualcuno lo noti e pensi che tu sia santo. Questo non possiamo esserne certi. Tu puoi fare un gesto di amore verso il prossimo, e qui è ancora più frequente, con la sottile intenzione che questo lo noti, che te ne renda merito, che te ne ringrazi, che te lo ricambi. Guarda quanto amor proprio che ci può stare anche nella carità, che è la più grande delle virtù in assoluto, non si discute. La carità è più grande dell'obbedienza, La carità è la regina di tutte quante le virtù e tutte tendono ad essa. Ma anche nella carità, che è apparentemente la virtù dove meno potrebbe starci l'amor proprio, ci può stare come, se uno ci pensa. Ah, ma nell'obbedienza no. L'ubbidienza è proprio la crocifissione dell'amor proprio. È la cosa che costa di più alle anime, ma è la cosa assolutamente più. Se uno si decide, si imbarca in questo cammino, in pochissimo tempo risolve tutti i problemi della vita sua. Io questo ormai l'ho constatato tante volte, d'accordo? Solo che perché questa cosa parta, ecco, trattandosi qui di uno. Allora, si sarebbe stato parlare anche dell'obbedienza religiosa, no? Però non c'è il tempo, no? Perché l'obbedienza dei religiosi, come dire, in un certo senso rende istituzionale e obbligatoria quella che per noi, che non siamo religiosi, è libera. Cioè, io per obbedire in senso stretto devo prendere un prete e devo dirgli: senti, voglio mettermi sotto obbedienza, ci ho pensato, d'accordo? Ecco, però trattandosi di un legame non istituzionale, questo deve essere quotidianamente rinnovato nella libertà, cioè, capito? Perché da un momento all'altro tu ti potresti sottrarre a questa cosa senza fare peccato, a meno che uno non abbia fatto qualche voto, che va fatto sempre con molta circospezione. Ma anche se tu avessi fatto un voto, poi tu devi costantemente e continuamente rinnovare questa cosa, d'accordo? Perché se il direttore spirituale dovesse vedere che tu sei poco docile, è chiaro che se non è imprudente non eserciterebbe la sua autorità, perché deve fare una montagna di peccati mortali poi se vede che l'anima non è disposta. Quindi ci deve essere un'interiorizzazione profonda di questa virtù, e tu devi comprendere che avere il dono di un'obbedienza simile a quella che hanno i religiosi, a cui noi non siamo tenuti, d'accordo? È un'offerta, d'accordo? Ma è un'offerta finalizzata alla gloria di Dio e finalizzata alla tua santità. Senza questa offerta è possibile raggiungere la santità? In teoria certamente sì, d'accordo? In pratica è no difficile, di più. È possibile percorrere vie straordinarie senza l'ubbidienza? No. Perché trattandosi di cose dove bisogna fare molta attenzione agli inganni del demonio, il demonio c'è soltanto una cosa che non fa,
solo una, e non simula, che è l'ubbidienza. Il demonio non ubbidisce, ma il demonio le simula tutte le virtù, eh? Può simulare tutto quello che ti pare, tutti i fenomeni mistici che vuoi di questo mondo possibile, immaginare tutto quello che vuoi, tutte le virtù. Certo, dicono i maestri di spirito, calma, perché poi quando una cosa è fatta dal diavolo non lascia gli effetti delle analoghe cose quando vengono da Dio, adesso non c'è tempo di approfondirlo, quindi comunque puoi ingannare, ma sull'ubbidienza no. È l'unica cosa su cui siamo al riparo, sia dai diavoli che esercitano, come dire, gli inganni quando si tratta di battere gli straordinari, ma sia anche da tutti quanti i diavoli di cui siamo pieni dentro di noi, e che non li vogliamo riconoscere, che devono essere tutti quanti stanati, se uno vuole, e stanati e sbaragliati attraverso questa virtù, che gli fa uscire fuori tutti quanti, a condizione che la persona che è arbitra della propria volontà scelga volontariamente di rinunciarvi e di metterla sotto questo giugo. È quello che ha fatto Gesù, è quello che ha fatto la Madonna, perché, come dire, il principe e la principessa del regno della divina volontà non potevano non essere l'obbedienza fatta carne, perché non esiste volontà divina senza obbedienza a Dio, e loro ovviamente dovevano obbedire sempre, in tutto, per tutto e nella maniera più perfetta possibile. Bene, Nina Maria, non ha, è quasi retorica, insomma, ecco, in questo piccolo dialogo con te, ricordare come tu hai vissuto e praticato questa virtù. Non esiste nessuno che possa neanche lontanamente avvicinarsi a te. E chi si avvicina a te è Gesù, che ti ha superato sicuramente, ma solo lui poteva farlo, insomma, tutto il resto stanno a miliardi di anni luce. Ecco, però contemplando te e quanto, insomma, hai vissuto e hai fatto, anche tu ubbidiente in tutto al Signore, non fino alla morte di croce, ma fino all'ultimo secondo della tua vita terrena, sempre sottomessa a qualche autorità, prima i genitori, poi l'autorità del Tempio, poi San Giuseppe, poi San Giovanni, questo non se lo ricordano in pochi, perché sì, Gesù ha voluto che tu stessi fino al termine della tua vita con San Giovanni, sì, donna ecco tuo figlio, figlio ecco tua madre, ma San Giovanni era anche un apostolo, era un sacerdote, e quindi hai continuato a stare soggetta per amore di Dio ad una creatura umana fino al termine della tua vita. Non sappiamo nulla di quello che è successo in quei felici anni per San Giovanni, almeno di convivenza con te. Però sappiamo che il Signore ha voluto, fino al termine della tua vita, non lasciarti mai sole. E non l'ha fatto. La tua presenza, la tua intercessione, la tua mediazione, la tua testimonianza, ecco, ci persuadano sull'importanza di questa virtù che va liberamente scelta e assunta. E ispiraci la grazia di comprenderne l'importanza, e la grazia ancora più grande di abbracciarla e quella conseguente di poter essere sempre ad essa fedeli. Quindi una volta abbracciata questa via, percorrerla senza voltarsi indietro e senza tornare indietro, ecco, per raggiungere velocemente, quanto più velocemente possibile, una grande santità e anche la possibilità di entrare pienamente nel regno della divina volontà. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico.
per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico con la divina volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.